4%, siamo ormai all'uscita di Gaggio Montano per quanto riguarda Renzo Mazzoleni, mentre il gruppo sta entrando proprio in questo momento nell'abitato di Gaggio. C'è un corridore Fassa che sta perdendo posizioni, si tratta di Vladimir Gustov, eccolo inquadrato, che ha preso il posto di Frank Van den Broek all'ultimo momento dopo il forfait dell'atleta belga, per lui una forma influenzale. Farà il Tour de France Frank Van den Broek, persino sui tetti viene ricordato il Giro, viva il Giro, c'è molto affetto da queste parti per la Corsa Rosa e per tutti i suoi partecipanti. C'è Mazzanti che corre in casa, è bolognese, c'è un altro bolognese nel professionismo, no? Alex Gualandi, passato quest'anno in una piccola squadra belga. Roata a te. Che ha mollato rispetto al gruppo dei migliori il gigante Bastet, lo svedese Bastet. Mauro, ho cronometrato i primi 6 km e 700 metri dal bivio Silla al bivio qui di Gaggio Montano, 260 metri di dislivello. Beh, il gruppo ha percorso questi 6 km e 700 metri ad una media di 31,600. Questo vuol dire che la salita, come abbiamo già detto tante volte, non è durissima. Abbiamo visto in coda al gruppo anche 4 uomini Fassa, tra i quali Petacchi. Roata a te. Proprio con loro, sono 3. Con l'89 di dorsale c'è Velo, naturalmente in mezzo c'è Alessandro Petacchi e con l'87 Matteo Tosatto, un terzetto, procedono del proprio passo, nessun problema naturalmente, non è la tappa di Alessandro. Poco più avanti un altro Fassa Bortolo, ecco il quarto che avevate già individuato con l'86 di dorsale e Fabio Sacchi. Prima di entrare nel vivo, Davide, di questa salita conclusiva, un'analisi tua personale sullo stato di forma di Petacchi dall'anno scorso a quest'anno. Sta andando per me uguale, perché l'anno scorso non c'erano queste salite così dure ad inizio giro, l'anno scorso fece molto bene sull'arrivo di Terme Luigiane, ma era uno strappo di 1000 metri. Ieri è andato comunque bene, perché ha scollinato una salita come il Brattello ad un minuto e solamente il forcing di Cunego, Simone e compagnia non ha permesso a Petacchi di rientrare. Ha dimostrato di avere un'esplosività incredibile e quindi da domani sarà l'uomo da battere, anche perché è supportato da una grande squadra. Simone Masciarelli, Pavel Tonkov, Oscar Mason saranno questi 3 uomini ad dar man forte a Stefano Garzelli, il capitano della formazione Vini Caldirola Nobili. Stefano Garzelli, che ha vinto il Giro nel 2000 ed è arrivato secondo lo scorso anno. Un Garzelli deludente al prologo che ha atteso a un riscatto. Garzelli teoricamente in uno sprint ristretto potrebbe competere con Rebellin. Anche perché l'ultimo e chilometro... con Cunego, perché esatto. Ieri abbiamo visto Cunego, li ha sverniciati tutti, per usare un termine gergale. Sì, perché se torniamo agli ultimi 3 chilometri, da meno 3 a meno 1 pendenze sempre superiori al 10%, poi la strada diventa un po' più leggera, la salita più abbordabile, l'ultimo chilometro ha una pendenza del 7,5%, con gli ultimi 100 metri praticamente pianeggianti. Sentiamo Radio Corsa per un aggiornamento sul vantaggio, ormai due minuti, no? È sceso sotto i 2 minuti, l'ultimo controllo era 2 minuti, ma oramai è meno di 2 minuti. Un paio di chilometri? 2-3 chilometri lo prendono. Sì, 2 minuti, lui perde adesso 20-25 secondi a chilometro. 5 chilometri. Arriva su alla Querciola. Querciola 812 metri, poi ci sarà un dislivello in discesa di un centinaio di metri e poi verso Vidiciatico ricomincerà e sarà finalmente salita dura, finalmente per lo spettacolo. Non siamo così sadici per lo sforzo dei corridori. Colleghiamoci intanto con lo studio del Processo La Tappa, dove è pronto Andrea Fusco anche oggi. Gentili telespettatori, rimanete su Rai 3 sino alle 18:10 con il Processo. Vai Andrea. Allora, grazie Auro, anche per la lunghezza della tappa l'arrivo sarà più tardi del previsto, andremo avanti fino alle 18:20, intanto abbiamo già Cristiano Gatti del giornale, c'è Francesco Moser, c'è l'allenatore storico di Alberto Tomba, Flavio Roda, oltre ad altri ospiti, ma adesso ti lascio perché vedo che il percorso sta entrando davvero nel vivo, nella parte più difficile della gara. E poi ovviamente è da applaudire questa fuga di Mazzoleni, oltre 140 km.
Auro, se non sbaglio. Sì, siamo al limite proprio dei 140 chilometri. È scattato in località Gragnola e ha avuto anche un vantaggio di 16 minuti. Poi strada facendo naturalmente ha perso terreno e adesso ai 20 chilometri dall'arrivo. La salita finale misura 12 chilometri e 800 metri. Sì, i 6 chilometri che da Gaggio portano a Querciola hanno un dislivello di 220 metri, quindi pendenza intorno al 3,5%. E lo vediamo in questo momento no, perché questo è il gruppo di Cipollini, però qualche istante fa abbiamo visto il gruppo che andava su veramente veloce. Si sta formando la cosiddetta rete, il gruppo dei velocisti o gruppetto. Gruppetto è un termine italiano che viene usato anche in Francia. Sì. Non c'è traduzione, gruppetto. Silvio, tu lo sai bene, vero? Sì, io ho ricevuto il testimone da te e sono diventato a un certo punto uno dei capi di questo famoso gruppetto. Di come funziona questo? Ma sai come funziona? Oggi in una giornata come oggi è un po' relativo parlare di gruppetto, grossi problemi non ce ne sono, c'è l'arrivo in cima, quindi i corridori, giustamente coloro che non hanno ambizioni né di classifica né di vittoria di tappa, né responsabilità appunto di aiuto per i capitani, cercano di fare meno fatica possibile. Intanto, prima di darti una risposta, abbiamo inquadrato adesso dall'elicottero appunto questo, non riusciamo a capire che soggetto sia, una mucca, con un, mi sembra, il corridore della Saeco comunque, sì, è disegnato, sì. Il corridore della Saeco, sì, avevamo visto anche prima venendo su. Comunque il gruppetto vero e proprio ha una grande importanza soprattutto nei grandi tapponi di montagna, dove i colli si susseguono, 3, 4, 5 colli uno dietro l'altro, lì invece i velocisti o coloro i quali per caso capitano dentro questo gruppetto, perché quel giorno magari non hanno la condizione, hanno lì delle grosse responsabilità perché si devono organizzare per tentare di arrivare all'arrivo in tempo massimo. Quindi normalmente ci si organizza in questo modo, si cerca di andare regolari in salita a tutta nei tratti in discesa e nei tratti in pianura, perché chiaramente non è pensabile di poter recuperare in salita gli uomini di classifica. Molto spesso questo riesce, ma alcune volte questo non riesce, allora capita che molti corridori vanno a casa perché arrivano all'arrivo fuori tempo massimo. Il problema è che delle volte è anche un problema stare nel gruppetto. Eh sì, quando si sta male non c'è gruppetto che tenga. Esatto. Il ciclismo purtroppo, sì, con questo ecco, hai fatto bene a sottolinearlo, perché non è detto che chi arriva nel gruppetto non fa fatica. No, ci sono corridori che non fanno fatica per niente, ma altri che sputano le pene dell'inferno. La maggior parte fa molta fatica anche nel gruppetto, io te lo posso confermare. Anch'io. Ero uno di quelli. Ed è cambiato il sondaggio, nel senso che sta raccogliendo preferenze addirittura superiori a quelle di Simoni. Damiano Cunego, il favorito sino a poco fa era Simoni, adesso secondo i nostri telespettatori l'uomo da battere oggi sarà Damiano Cunego. Cunego che sta nella posizione migliore, l'abbiamo visto prima, era proprio lì nel mezzo, corridore a destra, corridore a sinistra, stava il più possibile protetto, come lo sta facendo in questo momento, sta correndo benissimo, quella è la posizione migliore, vedete? Ormai 50 secondi per Renzo Mazzoleni, non ci stanchiamo di ribadirlo, è stato formidabile Renzo oggi, 140 km di fuga tutto solo, il percorso non era assolutamente facile, ha dovuto passare due gran premi della montagna, Foce Carpinelli e Passo di Oppio, e solamente in vista di Corno alle Scale verrà raggiunto dal gruppo, come sempre tirato dagli uomini della Saeco. Eroe di giornata dunque Renzo Mazzoleni della formazione Tenax, ha definitivamente mollato il bergamasco, adesso da questa immagine dall'elicottero vedremo il plotone compatto che procede a una velocità quasi doppia rispetto al fuggitivo. Goraz Stangl continua nella propria azione, supportato da Sylvester Schmidt, il polacco sempre della Saeco, e in seconda ruota Andrea Tonti, anconetano di Osimo. Qui siamo in coda al gruppo. Gruppo forte ancora di un centinaio di corridori, come era nelle previsioni, dal momento che la salita non è per nulla difficile, e vedete che... un saluto a Renzo, bravissimo è stato. 28 secondi, ma ormai questi sono dati inutili perché il gruppo sta arrivando. Fabretti, a te la linea.
Avete parlato di Goras Stangl, io vi posso dire che non più di un minuto fa, un paio di minuti fa, si è riportato alla sua ammiraglia, all'ammiraglia Seco, è andato a caricare altre borracce per portarle su. Beh, direi il lavoro di Stangl oggi è davvero encomiabile. Intanto è rimasto nel gruppetto Julio Alberto Perez Quaglio, a testimonianza del fatto che, come aveva detto Roberto Reverberi, evidentemente piano piano dovrebbe salire di condizione. A te Lorenzo. Sì, a completare il discorso su Stangeli, quando poi lui ha preso le borracce o se n'è andato, probabilmente il giudice ha visto qualche irregolarità, sai com'è il mestiere, no? Ci si mette in scena dell'ammiraglia per recuperare in fretta la coda del gruppo e lì c'è stato uno stretto conciliabolo al limite della rissa verbale fra il giudice e il direttore sportivo Giuseppe Martinelli. È stato raggiunto Renzo Mazzoleni, vedete Gilberto Simoni con a ruota Eddy Mazzoleni e Damiano Cunego, lo vediamo con la maglia Ciclamino, affiancato a Mason e subito dietro Davide Rebellin, c'è anche Dario Andriotto che dà una mano, è un ottimo cronoman Andriotto che tiene direttamente nei tratti in salita, dunque al pari della Saeco. Oggi Lavini Caldirola cercherà di fare il massimo per il proprio capitano Stefano Garzelli. La Caldirola è rimasta nella pancia del gruppo per tutta la tappa, adesso che arriva il momento clou stanno avanzando anche loro. È giusto così, perché adesso cominciano e difatti vedete, mi sembra che sia Giordani che cerca di andarsene. Ci avviciniamo alla località Querciola. È stato campione del mondo tra i dilettanti a Verona, Leonardo Giordani, proprio in quell'occasione, i campionati del mondo del 99, Damiano Cunego vinse la gara juniores e Leonardo Giordani si impose sempre in solitaria nella gara riservata agli under 23. Non ha avuto egual fortuna Giordani dopo il passaggio al professionismo. C'è un altro atleta che si porta alla sua ruota, ma la Saeco non molla di un metro. Andrea Tonti sempre a condurre. Potrebbe essere Nicola Loda. È proprio lui, altro atleta della Tenax. Giordani e Loda, ci avviciniamo ai 15 chilometri dal traguardo. Tra un paio di chilometri sarà salita non durissima per la prima parte. Le pendenze dal chilometro di Villaggio Europa, in pratica saremo al 179esimo chilometro sino a Madonna dell'Acero, non supereranno il 10%, dopo sì che ci sarà un tratto al 14, 12, 13, 14% e lì naturalmente le differenze si faranno più ardue, sì, tra i corridori. Tratto in discesa per arrivare, come dicevi tu, Auro, Villaggio Europa, una discesa di 2-3 chilometri. Anche il secondo tratto di salita da Gaggio a Querciola è stato percorso a 32 all'ora di media. Nicola Loda e Giordani, per loro un centinaio di metri di vantaggio, non fanno certo paura questi due corridori, approfittano del tratto facile prima dello strappo conclusivo. Alessandro? Fabretti, a te. Dimmi, Davide. No, che c'è in fuga Nicola Loda che è l'attore principale del T-Giro, no? Lui insieme con Renzo Mazzoleni, tra l'altro, che, esatto, è stato protagonista oggi della tappa. Credo che i due si siano messi d'accordo, chissà che non ce l'abbiano detto nel reality giro, no? Sì. Nicola Loda che ha, cosa gli hai dato? Una telecamera e quindi è libero di fare immagini quando vuole per il T-Giro. Eh sì, è proprio così, devo dire che anche è spiritoso. Di giro che va in onda alle 20 tutte le sere. Esatto, bravo Davide. Beh, visto che avete citato di giro, segnaliamo anche gli altri appuntamenti Rai, magari con l'aiuto della nostra grafica, la diretta tutti i giorni dalle 15.25 alle 17.20, poi c'è, anzi prima c'è la trasmissione del mattino a cura di Alessandra De Stefano, a mezzogiorno e 25 sino alle 12.45, poi il processo alla tappa sino alle 18.10, oggi sino alle 18.20, poi di giro all'ora dei telegiornali e giro notte a un quarto all'una sino all'una e un quarto a cura di Lorenzo Roato. Ci siamo, questo è l'ultimo tratto facile. Sì, l'ultimo tratto facile, poi si arriverà a Villaggio Europa e lì comincerà la salita conclusiva. All'inizio pendenze intorno al 5-6%, poi dopo Vidiciatico c'è uno strappo di 1000 metri all'8% fino alla località Lacca. A quel punto mancheranno 9.
6 km alla conclusione. Sono in 7 della Saeco. E adesso mi sembra che siano meno di 100, sì, sì, in sono, gruppo. Sì, saranno un'ottantina, forse anche 70. C'è sempre Garate con Astarlò e Belli, 3 della Lampre. Davide Rebellin aveva proprio davanti a sé Damiano Cunigo, evidentemente l'ha individuato come l'uomo più pericoloso e vuole tenerlo sotto controllo, mentre non perde terreno per adesso la maglia rosa. Rimane un punto di domanda, Bradley McGee. Allora, McGee fino a 3 km dall'arrivo non avrà nessun problema, anzi andrà su benissimo. Poi bisognerà vedere come riuscirà a superare quel tratto difficile. L'abbiamo detto anche prima, Romandia è andato fortissimo in salita, quindi potrebbe anche conservare la maglia rosa, anche se per lui non sarà facile. Le sue dichiarazioni di ieri me la sono ripresa, adesso la voglio tenere. Perché? Perché sa benissimo che nel caso superasse l'ostacolo odierno, poi per una settimana sino a Montevergine la dovrebbe tenere. Esatto. 10 secondi per il laziale Leonardo Giordani e Nicola Loda di Brescia, per l'esattezza di Nave, provincia di Brescia. E siamo a Villaggio Europa, qui la strada ricomincia a salire. Mi sembra che per adesso la reazione del gruppo non ci sia. Ripetiamo, sia Giordani che Loda non fanno paura agli uomini di classifica, quindi hanno un minimo spazio di azione. Se fossero mossi altri corridori, probabilmente la Saeco e la Caldirola avrebbero subito stoppato l'iniziativa. Per i corridori della Saeco è come non ci fosse nessuno davanti, vanno su del proprio passo, cercano di tenere l'andatura alta proprio per scremare piano piano il gruppo e portare nella posizione migliore Simoni e Cunego agli ultimi 3 chilometri. Fabretti, continuano a staccarsi i corridori, qualcuno di importante? No, qualcuno di importante no, hanno lavorato moltissimo Gora Stangel e Alessandro Spezialetti, dunque per loro meritato riposo da questo momento in poi. E poi si stanno staccando altri velocisti, in questo momento Robby McEwen, a voi. Anche Scott Davis della Panaria, poi qui corridori della Chocolat e della Lotto, eccolo lì McEwen. Beh, è stato fin troppo bravo lui, che è un velocista. Sì, ha tenuto, poi adesso qui la salita diventa più impegnativa e quindi ha mollato. Cerca di lasciare la compagnia di Nicola Loda a Leonardo Giordani, quindi il romano di Centocelle Giordani per adesso è da solo al comando. Qui le pendenze non superano il 6-7%. Concentrazione massima per Leonardo Giordani. Arrivano anche i fotografi. Ci sono numerose riviste che immortalano tutti i passaggi delle varie tappe e poi le riproporranno ai lettori. Abbiamo visto Andreotto e Gerosa staccarsi dal gruppo maglia rosa. Qui siamo su Thomas Vaitkus, campione del mondo a cronometro a Zolder, nella categoria Under 23. Parlano molto bene di questo ragazzo, potrebbe migliorare non solo nelle prove contro il tempo, ma se dovesse calare qualche chilo potrebbe avere delle chance anche nei giri. Continua l'azione di Giordani. Ma ormai verrà raggiunto. E infatti molla proprio in questo istante. Ci sono fan lungo il percorso di Rinaldo Nocentini. Qui siamo su Giuseppe Muraglia, che ha vinto un Giro d'Italia dilettanti. Quindi non tutta la Formaggi Pinzolo si è fermata ad attendere Ivan 40. Ovviamente Giuseppe Di Grande con Muraglia e anche Luis Felipe Laverde potrebbero avere delle chance, tenere nel tratto in salita. Ci prova il corridore di Andria, Giuseppe Muraglia. Tornante a sinistra, 11 km all'arrivo. Adesso comincia un tratto abbastanza insidioso di 1500 metri fino in località Lacà. Vidiciatico.
Sempre la Saeco. Ieri la Saeco si era mossa solamente all'ultimo chilometro prima del Gran Premio della Montagna del Passo del Brattello. Si è levato il casco, Julio Alberto Perez Quapio. Il casco è obbligatorio sempre, ad eccezione degli arrivi, quando gli arrivi sono in quota. Forse non è proprio corretta questa regola, perché comunque, anzi, a volte ci si fa più male a cadere a 20 all'ora che non a 40. Però il regolamento internazionale dice questo: casco obbligatorio sempre ad eccezione degli arrivi in salita. Ecco, qui la salita comincia ad essere più impegnativa, adesso si staccheranno diversi corridori, il gruppo comunque rimarrà forte di una cinquantina di unità. Avanza Cunego in quarta posizione, davanti a lui Gilberto Simoni. C'è Vladimir Belli, c'è la maglia rosa che per adesso sta pedalando con grande agilità. Non ho ancora visto la maglia di campione del mondo di Astar Loa, ma dovrebbe essere in questo gruppo. Sentiamo Fabretti se ha visto Astar Loa. Fabretti? Purtroppo per lui lo vedo molto bene, perché si è staccato dal gruppo e sta facendo... Ma non lo vedi molto bene? Lo vedo, sì, molto bene, certo. Ah, lo vedi. Eccolo qua, eccolo, sì, qua. Astar Loa si sta staccando. Esattamente, si è staccato in questo momento dal gruppo e si stanno staccando anche diversi corridori della Colombia come Freddy Gonzalez, e c'è anche Gustov della Fassa Bortolo. Risaliamo ancora e non vedo altri corridori di rilievo. Dunque Igor Astar Loa in questo momento lontano dal gruppo. Ecco, saliamo ancora. Julio Alberto Perez Quapio in questo momento, e un pochino più avanti rispetto a lui Ruggero Marzoni a bordo. Quindi lo vedevi bene visivamente, ma non lo vedevi bene in prospettiva tappa, Alessandro. Era questo il discorso, esatto, no? Ma già ieri aveva faticato sul Brattello, si era staccato, era poi riuscito a rientrare a 5 km dall'arrivo, e oggi non è riuscito a tenere le ruote dei migliori. Gruppo adesso di una quarantina di corridori. 35 corridori al massimo questa fase. Superato il paese di Vidiciatico, siamo a 10 km e mezzo dal traguardo. Giuseppe Muraglia, per lui 200 metri di vantaggio, classe 1978 per questo scalatore della Formaggi Pinzolo Fiavé, squadra diretta da Stefano Giuliani. Viene anticipato dalla macchina della giuria, dalle moto dei fotografi, di Radio Informazioni. Quest'anno ha sfiorato il successo sia in una tappa della settimana lombarda, sia al Giro del Trentino nella terza tappa, quando è stato battuto da Mercado, corridore spagnolo. Nulla da fare nemmeno per Muraglia, si alza il ritmo. Vedete una quarantina di corridori ancora a comporre il gruppo maglia rosa. Si stacca Gianni Faresin della Gerolsteiner, anche oggi prezioso il suo contributo alla causa Davide Rebellin. C'è Mazzanti nelle posizioni buone della Panardia, dovrebbe essere l'uomo di fiducia per Giuliano Figueras, a detta del direttore sportivo Reverberi. Oggi Figueras è in grado di disputare una frazione molto buona. Abbasso il doping, viva il Lambrusco, non possiamo che essere d'accordo. Numerosissime le scritte dei tifosi bolognesi qui a Corno alle Scale. 8 secondi per Giuseppe Muraglia. Tra un po' finirà questo tratto all'8%, siamo ormai a Lacà, questa località, questa borgata. Vedete che il gruppo è lì a 30-40 metri da Muraglia, gruppo tirato sempre dalla Saeco. Andiamo ancora da Alessandro Fabretti. Beh, adesso il gruppo è forte di una quarantina di unità, come avete detto voi, si era appena staccato Gianni Faresin, che sta però cercando di rientrare tra gli uomini che vanno bene in salita. Mi sembra che il corridore che sta faticando di più è Marzio Bruseghin della Fassa Bortolo, che già ieri aveva perduto qualche secondo dai migliori. Cioni è sempre nel gruppo buono, no? Chi, Dario, scusa? David Cioni sembrava l'unico della Fassa che potesse stare lì davanti, che avesse via libera. Beh, io vedo un pochino più avanti Massimo Codol,
più avanti rispetto proprio a Marzio Bruseghin. Dario Davicioni non lo vedo, però potrà, eccolo lì, lo vedo giù sullo sfondo, dovrebbe essere proprio lui. Sì, con l'83 Massimo Codol e più avanti dovrebbe sulla esserci sulla sinistra, anche però molto più avanti rispetto a me dovrebbe essere lì, Cioni, infatti lì. Sì, caratteristica la sua pedalata. Tratto in discesa, 500 metri, poi la strada ricomincia a salire. Naturalmente c'è Bellizzotti, c'è Andrea Noè, c'è ancora Cristian Moreni, c'è la maglia verde del temibile svizzero Alexander Moos. 8 km e mezzo per Giuseppe Muraglia. Dopo che era stato raggiunto Renzo Mazzoleni, ci avevano provato Giordani e Loda. Al contrattacco, una volta ripreso Giordani, Muraglia. Qui si sta ancora benissimo a ruota, tra un po' la salita torna con delle pendenze intorno al 6-7%. Ma ricordiamo che il tratto più duro, quello dove ci sarà battaglia, sarà il finale, gli ultimi 3 chilometri. E sta avanzando, lo vediamo sul monitor di servizio, Pavel Tonkov si sta affiancando a Stefano Garzelli. Qui siamo su Steve Zampieri. Adesso il nostro schermo è stato suddiviso. Testa della corsa dalla motocicletta e dall'elicottero. Saeco sempre a condurre l'iniziativa. Steve Zampieri in coda al gruppo, 8 km al traguardo. Si volta Giuseppe Muraglia. Vantaggio risicato per il barese. E adesso verrà raggiunto. Sembra che adesso sia andato al comando Bertagnolli. Il Berta, come lo chiama Simoni. Non so se Tonti o Bertagnolli. Sì, c'è Tonti e poi subito Eddy Mazzoleni con Damiano Cunego, Bertagnolli e naturalmente Gilberto Simoni. Sta pedalando molto bene la maglia rosa. Qui siamo su Gianni Faresin, che aveva tentato di rimanere attaccato al gruppo, ma ormai verrà inesorabilmente staccato. Lancia il casco Vladimir Belli, non trovava nessuno a cui dare il casco protettivo e c'è Popovic a ruota di Damiano Cunego. Vedete Cunego dietro a Simoni. Qui siamo su Marzio Bruseghin che sta perdendo contatto. C'è Vladimir Belli che per adesso continua a pedalare lì davanti e questi è Andrea Tonti, anconetano di Osimo. Poi Schmidt, Simoni, Cunego, Popovic, poi Mazzoleni, c'è Bellizzotti e sulla sinistra con l'inconfondibile capigliatura gialla, biondo platino se volete, Davide Rebellin. Adesso attenzione perché Simoni sta parlando con l'ammiraglia, bisogna scoprire cosa può dire, potrebbe chiedere ad Eddy Mazzoleni di aumentare l'andatura. Qui adesso le pendenze sono intorno al 6-7%, non si può scattare perché a ruota si sta bene, però se si aumenta la velocità si può cominciare a fare un po' di selezione più importante rispetto a prima, anche se qui adesso la strada torna ad essere facile. Rimane coperto Andrea Noè a ruota di Bellizzotti e Noè, l'uomo di classifica della formazione Aless Bianchi. Questo è un tratto non duro, vedete c'è Figueras accanto ad Andrea Noè, intorno alla 15ª posizione. 7 km all'arrivo. Gran lavoro quello di Andrea Tonti, si è sfilato invece Leonardo Bertagnolli. L'ultimo ad entrare in azione sarà Eddy Mazzoleni, prima naturalmente di Cunego e Simoni. Eddy Mazzoleni che potrebbe aspettare gli ultimi 5 chilometri per lavorare. Chiude il plotone il gigantesco Andrei Sosenka della Repubblica Ceca, corridore dell'Acqua e Sapone, Caffè Mocambo. Ancora Sylvester Schmidt, che risiede a Montignoso, vicino a Forte dei Marmi, un corridore polacco al pari di Stangl, ha lavorato tantissimo ed è ancora lì a tirare il gruppo. Consegna il casco Giuseppe Muraglia, per lui un tentativo durato un paio di chilometri. Pavel Tonkov lo si intravede con la maglia gialla,
rimane sempre al fianco di Stefano Garzelli. Vedete, qui siamo in un tratto pianeggiante, tra un po' la strada ricomincia a salire. Qual è il punto critico, Davide? 2,5 chilometri dall'arrivo, quello è il punto dove ci saranno scatti. 39-23 e per quelli bravi 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 39-21 il rapporto. Sì, lì andranno su ai 20 all'ora, non di più, anzi forse qualcosa meno. Fabretti, a te la linea. Sì, beh, io sto aspettando con ansia questa salita dura perché per il momento sì, c'è stato qualche strappetto, però niente di che, non tale comunque da fare così eccessiva selezione. Affrontiamo un altro tratto in falso piano in discesa, sempre gli uomini Saeco davanti, attenzione perché vedo anche Jaroslav Popovic che mi sembra stia pedalando piuttosto bene. A voi. Si pedala in mezzo ai boschi di castagni, di faggi, di aceri, di abeti rossi, di larici, vegetazione tipica dell'Appennino tosco-emiliano. Siamo in provincia di Bologna, a pochi chilometri da qui, a Lizzano in Belvedere, è nato Enzo Biagi, maestro di giornalismo. Alessandro Alberto Borrajo è un argentino della Panaria, cerca di tenere duro, ma saranno Figueras e Mazzanti oggi in casa Panaria a dire la loro. Affiancato a Mazzoleni c'è Stefano Garzelli e vedete c'è anche Gonciar. Tra un po' dovrebbe entrare in azione di Mazzoleni perché la velocità è un po' calata, anche perché qui la salita comincia ad essere un po' importante. Hamburger sulla sinistra, anche lui corridore dell'Acqua e Sapone. Continua a tenere indossato il casco e secondo me fa molto bene Giuliano Figueras. Si stacca Schmidt, un lavorone per lui. In difficoltà anche Nicolas Frisch della Française des Jeux. Quanti uomini a comporre il gruppo, Fabretti? Sempre una quarantina, al di là di Sylvester Smith direi che non si è staccato ancora nessuno praticamente. 5 chilometri alla conclusione in questo momento. Ed eccolo Eddy Mazzoleni, come era nelle previsioni, è lì pronto per entrare in azione. Tra un po' Tonti non ce la farà più, si sposterà e si staccherà. Ho notato che Gilberto Simoni pedala costantemente davanti a Damiano Cunego. Sì, ho notato anch'io. Quasi fosse lui l'uomo, no? A dover aiutare. Di solito sì, è l'ultimo corridore, il capitano, no? Martinello, sì, secondo te? Sì, beh, questa è una fase, credo che sia solamente una casualità. Però è, sì, è una casualità, però è già diverso sì, è già tempo diverso che sono tempo, messi sì, così. È già diverso tempo che sono messi così, anche se in questo momento invece sono c'è Simoni che è dietro. Ecco, a adesso che è andato dietro, di perfetto, Cunego, perfetto. Sì. Si è spostato. Fianco, sì. Adesso Garzelli è davanti a Simoni e Cunego è a ruota di Bertagnolli con Giuliano Figueras. Molto bene. Pedala benissimo. Per adesso Giuliano Figueras. Pedala benissimo Damiano Cunego, sempre agile, in quarta posizione. Come detto, ci sarebbe stata molta più gente qui sulle rampe verso Corno alle Scale se non ci fosse stato il blocco dell'organizzazione ai 9 chilometri dal traguardo. Quindi migliaia di persone hanno dovuto fermarsi a Vidiciatico, in molti però hanno proseguito a piedi e in bicicletta. Fabretti, a te la linea. Alessandro, a te la linea. Mentre si stacca Massimo Iannetti, il più giovane del giro, comunque molto bravo, vedo in grandissima difficoltà la maglia rosa di Bradley McGee, di cui a poco lascerà il gruppo, bisognerà vedere quanto perderà dal vincitore. A voi. C'è anche Sella della Panaria. Bravo, non l'abbiamo ragazzo. Citato Emanuele Sella, ma al pari di Mazzanti potrebbe fare qualcosa di interessante. Bradley McGee ai 4,5 chilometri dal traguardo perde contatto. Niente da quindi fare. Anche oggi ci sarà un cambio al vertice della classifica generale. Oggi perde più di un minuto McGee, si stacca qui. Ma l'andatura della Saeco è stata notevole fino adesso, eh? Sì. La
l'australiano Bradley McGee, dominatore del prologo ieri secondo alle spalle di Cunego sul traguardo di Pontremoli. Procede con Bruseghin. Naturalmente Bruseghin non ha ambizioni di classifica, ma possibilmente McGee avrebbe preferito tenere la maglia. C'è Pavel Tonkov con questa capigliatura particolarissima, si è fatto crescere i capelli il russo Pavel Tonkov. Anche Nocentini. Il noce prima o poi darà i suoi frutti. Questo è uno striscione dei tifosi di Nocentini, atleta di Montemarciano, provincia di Arezzo. Tra un po' ci siamo, tra un po' comincia il tratto Conti, duro. Mazzoleni, e si muove il corridore della Fonac. Non si tratta di Moss e nemmeno di Valliavez, è Marco Fertonani, atleta genovese che non ha fatto il dilettantismo, in pratica dalle gran fondo è passato direttamente al ciclismo professionistico. Bravo Fertonani, se non altro mettersi in luce in un tratto come questo bisogna avere delle qualità. Non sappiamo se sia una tattica di squadra per Moss, ma bisogna avere le gambe per fare un'azione di questo tipo, anche se è durata 200 metri. Anche perché adesso davanti si è portato Eddie Mazzoleni, la velocità è aumentata di colpo, con Belli in seconda posizione e Cunego in terza posizione. Il gruppo si allunga. Roatate. La strada per un attimo ha mollato e McGee in qualche modo ha rilanciato l'azione nella speranza di agganciarsi alle ultime posizioni del gruppo dei migliori. Gruppetto McGee a 6 unità in questo gruppo, con McGee quindi anche Marcio Bruseghin e Giuseppe Muraglia. E guardate Mazzoleni, il forcing di Mazzoleni ha provocato una mini frattura, si è voltato Cunego, quasi esterrefatto, come a dire, passiamo davanti. Sì, anche perché adesso la strada scende per qualche centinaio di metri, ma qui, ecco, attenzione, siamo a 3 dall'arrivo, tra 200 metri comincia il tratto più duro della salita. Siamo a Madonna dell'Acero. Sembra stia pedalando benissimo anche Jaroslav Popovic. È la volta di Bertagnolli. Cunego affianca, se ne va Mazzoleni e parte Damiano Cunego, rompe gli indugi e 4 chilometri dal traguardo. Damiano Cunego è partito, uno scatto secco, ci verrebbe voglia di dire uno scatto alla Pantani, ma rimaniamo coi piedi per terra. Questo è uno scatto secco. Damiano Cunego dava l'impressione di non fare fatica in quel tratto, si era voltato incredulo, come a dire, abbiamo del vantaggio, allora vuol dire che io ho ancora energie ed è giusto che sia io a provarci. Dunque Damiano Cunego prova ad andarsene tutto solo. Era Popovic che cercava di andarlo a riprendere, Cunego che è partito immediatamente appena la salita è cominciata dura con Simoni. Adesso è Simoni che va a riprenderlo. Certo, deve essere Gilberto Simoni a caccia del proprio delfino. Simoni e Cunego, c'era da aspettarselo, i due della Saeco, grandi protagonisti oggi. Cunego con Simoni per loro 50 metri di vantaggio e adesso le pendenze non scenderanno più al di sotto del 10%. Jaroslav Popovic, rapporto un po' duro a dire il vero in questo tratto. Sì, sta faticando adesso Popovic, sta faticando un po' anche Cunego. Cunego ha 20 metri, anzi una decina di metri, vedete che sta controllando, in difficoltà anche Garzelli, ma sta recuperando qualcosa. Simoni ha lasciato andare Cunego per 150 metri e poi ha subito replicato. Adesso è Simoni davanti a tutti. Gilberto Simoni, lo scalatore di Palù di Giovo, vuol mettere subito in chiaro le cose, come a dire, bravo Cunego, sei sicuramente un ragazzo che avrà un futuro eccezionale, ma per adesso il capitano e il più forte sono io. Dunque Gilberto Simoni è al comando in solitaria, ha ancora un vantaggio risicato, ma il tratto durissimo sarà tra meno di un chilometro. Fabretti, a te la linea. Attenzione, perché Davide Rebellin non tiene assolutamente il passo dei migliori, sta mollando anche se sta cercando di rientrare naturalmente su di loro, con lui, o meglio alla sua ruota, Alexandre Moss, mentre ha mollato Manuel Garate. Mi sembra, l'ho intravisto dall'elicottero, che Cunego si sia piantato. Attenzione, perché
Damiano Cunego, lo vediamo, adesso si volta ma non ha più l'agilità che aveva al momento dello scatto, quindi è stata una fiammata quella di Damiano Cunego, forse il là per l'azione di Gilberto Simoni, un Simoni paragonabile dell'anno scorso. Impressionante, impressionante davvero, 2 chilometri la conclusione, ancora 1000 metri al 12%. Popovic è affiancato adesso a Cunego e arriva Figueras con Mazzoleni. La posizione di Garzelli, Fabretti. Stefano Garzelli sta tenendo, anche se leggermente indietro rispetto anche a Franco Pellizzotti che chiude il gruppetto di Gilberto Simoni, sta cercando di andare il suo passo, sapevamo, l'avevamo già detto, non è ancora al 100%, ma sta cercando di tenere. Questi è Figueras, poi Popovic. Vediamo chi c'è lì dietro, c'è proprio Damiano Cunego con Andrea Noè. Andrea Noè, capitano della Alessio. Visivamente, Fabretti, lo vedi Simoni, quanto ha di vantaggio? Allora, Gilberto Simoni in questo momento ha un vantaggio di una ventina di metri rispetto a Stefano Garzelli. Eh sì, proprio una cinquantina di metri. Beh, si è piantato Stefano, si è piantato. Grande difficoltà per Stefano Garzelli che non sta tenendo adesso il ritmo, sta sfilando via via posizioni importanti, sta cercando di tenere la ruota di Dario Davicioni, ma è molto difficile. Cunego è partito fortissimo, poi sembrava essere andato in grossa difficoltà, ma adesso procede con Figueras. Mentre qui siamo su Stefano Garzelli, il grande rivale di Gildo Simoni. Rilevamento di Radio Corsa, 18 secondi per il Trentino quando è a 1,5 chilometri dal traguardo, quindi possiamo dire che il tratto più impegnativo l'ha già superato. Sì, Gibo, l'ha superato Simoni, che oltre alla vittoria d'etappa potrebbe conquistare anche la maglia rosa. Ci sono abbuoni, naturalmente non è una gara a cronometro, quindi oltre al distacco cronometrico inflitto agli avversari bisognerà aggiungere i 20 secondi di abbuono. Un Garzelli che deve pedalare adesso non solo con le gambe ma anche con la testa, non deve andare in affanno altrimenti perderà più tempo. Sì, ma sta guadagnando Gilberto Simoni, sta andando molto più forte rispetto agli avversari. Roata, te la linea. Si perde decisamente terreno anche Revellin a 1,5 chilometri. Revellin decisamente si è staccato dai migliori. Aumenta ancora il margine per Gilberto Simoni, che è di 24 secondi su Popovic e Cunego. Adesso rapportino per Damiano Cunego, sintomo questo di grande maturità per il veronese. Segnalato a 38 secondi Stefano Garzelli, le impressioni che avevamo avuto al prologo dunque si stanno confermando, ovvero che Stefano Garzelli non è al top della condizione. Lo vediamo il varesino con la maglia gialla e al 1,5 chilometri dal traguardo. A te Roata. Rientra Revellin sul gruppo Garzelli. Fabretti, tu dove sei? Con Figueras? Io sono con Stefano Garzelli. Stefano Garzelli che insieme con Vladimir Belli, Dario Davicioni, Eddie Mazzoleni, Sergei Gonciar, poi Trapus un pochino più indietro, Davide Rebellina ancora più indietro, Pavel Tonto. Comunque sta continuando a perdere, credo, perché è veramente in grandissime difficoltà rispetto a Gilberto Simoni. Non poteva non regalare una prova maiuscola Gilberto Simoni al proprio sponsor, dal momento che si arriva a pochi chilometri dallo stabilimento della Saeco. La Saeco ha condotto le danze per tutto questo finale facendo lavorare i gregari e poi al momento opportuno è scattato Cunego con la risposta secca di Gilberto Simoni. A te Fabretti. Attenzione, a 1 chilometro dalla conclusione in difficoltà anche Jaroslav Popovic, che non riesce a tenere il passo del gruppetto Damiano Cunego, quindi Giuliano Eras e Franco Pellizzotti, ancora più indietro Andrea Noè che sta per essere riassorbito dal gruppo Stefano Garzelli, e siamo a 950 metri dall'arrivo. Perde contatto Popovic. Ultimo rilevamento, 25 secondi per Gilberto Simoni, e da sottolineare il bellissimo recupero di Pellizzotti che aveva perso contatto in seguito allo scatto di Simoni, aveva tenuto Noè, poi si è rifatto sotto Pellizzotti, quindi gli immediati inseguitori di Gilberto Simoni sono Pellizzotti che adesso scatta, poi Cunego e troviamo ancora Popovic con Giuliano Figueras. Dovrebbero essere ormai loro a occupare il podio, parliamo di ordine d'arrivo alle spalle di Gilberto Simoni che si volta
e deve assolutamente cercare di guadagnare più secondi possibile sui rivali. Era il primo appuntamento in salita, il primo traguardo in quota di questo Giro d'Italia, e Gilberto Simoni ha imposto la propria legge al limite delle 5 ore 45 di gara. Gilberto Simoni rilancia ancora l'andatura e va a conquistare un meritatissimo successo, un successo personale, ma me la sento di dire un successo di squadra. Sì, la Saeco ha dominato questa tappa, ha lanciato Cunego negli ultimi 3 km e poi lui è partito al contrattacco, rapporto agile, è riuscito a fare la differenza, è riuscito a recuperare Popovic mentre Garzelli cerca di riportarsi sotto, ma aveva 40 secondi all'ultimo chilometro Stefano Garzelli. Eccolo, Gilberto là. Simoni aveva una trentina di secondi di margine su Popovic, è stato bravo Popovic in crisi al chilometro ai 200 metri, ha innestato il rapporto più agile e adesso ci sarà la lotta per la seconda posizione. Vediamo tra Figueras, Pellizzotti, Popovic e Simoni è vicinissimo al traguardo. Gilberto Simoni vince a corno alle scale, dice sono io il più forte, Gibo Simoni, il trentino di Palù di Giovo, da solo è arrivato. Il vantaggio non è altissimo, vedete, hanno recuperato nel finale De Cunego, Cunego secondo, doppietta Saeco, terzo Pellizzotti, quarto Figueras, quinto Jaroslav Popovic. Non ha guadagnato tanto, ma ha voluto mettere le cose in chiaro Gilberto Simoni. Adesso sarà importante vedere il ritardo di Garzelli. È solo il primo duello di questo Giro d'Italia. Mazzoleni sesto, poi arriva anche Garzelli con 35 secondi di ritardo. 35 secondi per Garzelli. E subito la linea da De Stefano. Gilberto, primo arrivo in salita e prima vittoria. Questo Giro d'Italia ci vuoi mettere le mani sopra, è chiaro, dall'inizio. Sai, ho fatto le prove qui e era troppo importante vincere per la Saeco, che ha organizzato una tappa grandiosa con magnifica gente, pubblico eccezionale. Cioè, si aspettava il duello con Garzelli, ma non c'è stato, ha ceduto. Sì. Ma sai, era un arrivo qui temevamo tutti, perché bisogna scoprire un po' le carte, ma comunque non è finito qui. Scoperte? Io sì, dovevo. Grazie a Gilberto Simoni, a voi. Allora viene ufficializzato l'ordine d'arrivo: primo Simoni, secondo Cunego, terzo Pellizzotti, poi Figueras e Popovic. Garzelli 34 secondi sulla linea d'arrivo. In pratica Garzelli ha perso quasi un minuto da Simoni, quindi tra Simoni e Garzelli adesso c'è più di un minuto se consideriamo il ritardo di Garzelli nel prologo. Abbiamo ottavo Garzelli, mentre Rebellin 59 secondi ha perso da Gilberto Simoni. Ancora altri commenti e testimonianze al processo alla tappa. Grazie per l'attenzione. Pubblicità. Continua la straordinaria collezione dei miei. Si perdonerà se noi abbiamo tutto questo entusiasmo per il ragazzino. Qui intanto vediamo la classifica generale. Sì, confermiamo, sì, la maglia rosa di Simoni con Cunego a 13 secondi di distacco. Infatti, no, stavo dicendo, Simoni probabilmente ci ha abituati, per cui ci perdonerà se le nostre attenzioni sono adesso, i nostri stupidi.